Roma rappresenta il culmine di tutti gli stereotipi. Non ha alcun senso, no, parlare di etnicità. Se uno la immagina come la cultura rom, quindi rom indiano che fa il rame e che si sposta sulla carretta, oppure il napoletano, la pizza, il mandolino e suona tamburra. Se questa fosse la realtà della cultura sarebbe veramente una cosa atroce. Ma siamo alla seconda generazione di ragazzi che si sposano qua, fanno figli qua, quindi finalmente si è sfatato il mito che i rom sono nomadi. Si è continuati a chiamarli nomadi per decenni, mentre loro si sono stanziati già molti decenni fa, però continuano a essere invisibili. A me fa tanta tristezza le persone che sfruttano i rom per fini bassi. Per esempio, chi trova nel rom la possibilità di scaricare i problemi degli altri, questa mi dà grande tristezza. Avete visto in quale condizioni vivono i rom a Scampia? A nessuno piace vivere in quelle situazioni, cioè per 20 anni senza acqua, senza luce, in condizioni precarie dove ancora i bambini vengono morsi dai topi, insomma una situazione che è intollerabile. Nel 2002 è nato Chi Rom e Chi No. Chi dorme e chi non dorme, perché il napoletano chi rom e chi dorme, no? E quindi allude alla necessità di risvegliarsi, di prendere coscienza, di attivarsi, di fare. C'è tutta una serie di persone che nel silenzio lavora e di cui si sa poco. Facciamo delle azioni sul territorio, abbiamo iniziato a costruire questa baracca insieme alle persone che abitano quel pezzo di campo. E facendo con loro tu ti rendi conto, diciamo, nel tempo che poi sei in grado di fornire degli strumenti. Cioè, se ci muoviamo insieme può darsi che riusciamo un minimo, diciamo, a cambiare non il mondo, ma noi stesse, può darsi. Se tu ti aspetti che io, facendo quello che dico io, non cambierà niente. Quindi muovendosi sempre su una relazione paritaria, mai depositaria, a volte il riscontro è molto più positivo di quello che tu ti aspetti. Quando tutto sembra lì, tac, salta fuori qualcosa. Allora, questa noi la chiamiamo provvidenza, gli altri la chiameranno in altro modo, però c'è. Non è una cosa, ecco, bella, perché siamo tutti più buoni, allora andiamo tutti d'accordo con gli africani, con i rom. Così è veramente solo un discorso buonista, perché è molto complesso poi immaginarsi una strada da fare inevitabilmente, io dico, insieme. La conoscenza di gruppi come Chi Rom e Chi No per noi è stata fondamentale all'inizio. Per noi è molto importante il dialogo con tutte le espressioni vive della società. Siamo sempre trovati d'accordo, pur avendo noi una fede esplicita e loro invece un'attenzione che però non ha un legame diretto con la Chiesa. Quello che veramente smonta il pregiudizio è il fare insieme. A un certo punto ti dicono: se vengono i bambini, gli zingari, noi non veniamo, no? Te lo dice chi non ha mai fatto niente insieme. E se è presente chi invece ci ha dormito insieme, perché facciamo i campi estivi, che mangiano insieme, fanno il teatro insieme, cioè vale più di 1000 discorsi, più di 1000 racconti. Ma la questione rom poi al suo interno è una questione estremamente complessa, perché c'è la questione abitativa, c'è la questione lavoro, c'è la questione giuridica. Quello che noi ci sforziamo di fare è sollecitare loro continuamente da farsi carico della loro vita. Perché se molte volte quello che noi riscontriamo è questa delega, questo, diciamo, ha indotto loro a chiedere un tanto di più per poter stare meglio, non il cambiamento vero. Uno degli ultimi progetti che stiamo seguendo da qualche anno si chiama La Compagnia, percorsi gastronomici interculturali. Un progetto che riguarda in particolare le donne, donne rom e non rom, che insieme da 2 anni stanno sperimentando attraverso la cucina e percorsi formativi sulla cucina come creare, diciamo, occasioni di conoscenza della cultura, della convivenza e anche fornire degli strumenti di economia. Hanno fatto una vera e propria rivoluzione all'interno dei campi, erano donne che non si spostavano mai, cioè chiuse in casa, oggi invece si sono spostate, si sono incontrate, ma questo vale anche per le donne napoletane del quartiere, più o meno uguale come discorso. Il ritorno che tu hai dal fare di queste esperienze di stretto contatto, di convivialità, di relazione con gente che vive ai margini ti restituisce molto di più di quello che tu dai. Non sarei diventato un avvocato se non avessi
lavorato a Scampia come volontaria. In qualche modo senti di avere una responsabilità, ti rendi conto che hanno gli stessi desideri. I rom, i napoletani, i ragazzi delle periferie, motorini, macchine, soldi, vestiti. Quindi da un lato i mostri, perché sono disposti per ottenere quello a fare qualsiasi cosa, a passare su di te, su di me, su quella. Dall'altro, cioè, stai distruggendo un'intera generazione, perché gli stai negando la possibilità di esistere, di vivere, di pensare, di sognare, di immaginare che puoi ottenere un futuro migliore. Quello che io trovo, diciamo, molto raccapricciante è il fatto della rassegnazione, il fatto di sentirti rassegnato, segnato in qualche modo a quella vita, e che altra non la potrai desiderare né per te né per i tuoi figli, perché tu non hai avuto la possibilità di confrontarti con altro, non hai avuto la possibilità di prendere una metro, di prendere un treno. In luoghi di frontiera come quello di Scampia, la scuola ancora di più dovrebbe dotarsi di quella valenza educativa, di quella valenza culturale, perché diventa uno dei pochi posti nei quali è possibile agire per il cambiamento. E avere cultura significa avere la capacità di comprendere e di farti comprendere, quindi avere un bagaglio culturale tale da poter usare le parole più appropriate con le persone con cui tu stai parlando. La differenza, per esempio, del quartiere Sanità, differenze di Forcella, differenze di altre zone dichiarate problematiche. Tu, camminando per Scampia, hai questa sensazione di vuoto, di sono da solo, non ci sta nessuno. La maggior ragione chi abita a Scampia deve avere questa tenacia nel dire no, non sono solo. Lì ci stanno migliaia di persone dentro quella casa. Credere proprio che la gente c'è, che se ti muovi ti possono dare una mano, eccetera. Il vivere la città che abiti, il posto che abiti, il trasformarlo, il luogo che abiti insieme alle persone che lo abitano, questo dà, secondo noi, senso alla nostra esistenza, sennò sarebbe molto triste immaginarci diversamente.